Buonasera, parleremo di lavoro nel telegiornale, da lì passa la ripresa del paese e allora c'è un dato positivo, molto positivo, riguarda l'aumento dei contratti a tempo indeterminato nel paragone rispetto ai primi sei mesi dell'anno scorso. Il commento positivo è immediato del... inevitabile, del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che dice funziona il Jobs Act e poi lancia la solita immancabile frecciatina tutto il resto è noia, ma insomma c'è questo dato, sapete dei giorni scorsi le polemiche sull'istituto che diffondeva il dato se appunto attendibile o comunque in contrasto o non completo, in questo caso arriva dall'INPS e ci sono anche in questo caso appunto immancabili le voci in dissenso, alcuni sindacati. Anche quella di Mediobanca, istituto di credito tra i più importanti italiani, che dice ancora in realtà la crisi non è superata e sottolinea un altro numero che mette paura e che effettivamente rimane lì, quello della disoccupazione giovanile che è ancora da record. E poi uno scambio di opinioni sulla immigrazione tra un rappresentante della Chiesa in particolare e un politico, con posizioni che sono prevedibili, scontate, da una parte la Chiesa che parla di accoglienza, dall'altra la politica che parla di gestione dell'accoglienza. Sorprendono i toni questa volta, perché Monsignor Galantino, che è il segretario generale dei Vescovi Italiani, ha detto esattamente chi specula, fa politica, fa campagna elettorale sui migranti fa il piazzista da quattro soldi. Beh, la risposta è stata altrettanto velenosa, è quella del segretario della Lega Matteo Salvini, che rivolto a Galantino ha detto o non capisce o ci guadagna, insomma toni forse eccessivi, polemica che fa da contorno agli sbarchi che continuano senza sosta e non ci sono interruzioni nemmeno alle polemiche che riguardano le riforme, lo sapete sul tappeto c'è quella del Senato, in realtà siamo in sosta perché il Parlamento è chiuso, vacanza, pausa estiva, ma non finiscono, dicevamo, le polemiche e se nei giorni scorsi, nelle ultime ore, si diceva che c'era una possibile mediazione con la minoranza PD per arrivare appunto a un compromesso sulla riforma del Senato per poi farla passare, adesso invece sembra proprio che le chiacchiere estive tra politici portino ad uno scontro, addirittura si evoca con una sfida o si approva la riforma del Senato o andiamo ad elezioni, questo praticamente a settembre. Vedremo, ci sono aggiornamenti anche alla vicenda dei Marò, è iniziato il processo, verrebbe da dire quasi finalmente, al Tribunale Internazionale del Mare ad Amburgo, per capirci è un tribunale indipendente delle Nazioni Unite, è iniziato il processo e ora nel TG vedremo quali possono essere gli sviluppi. Di polemiche vi diamo conto nel telegiornale anche di quella che invece è esplosa all'interno della CISL e riguarda stipendi d'oro. Questo ed altro a cominciare tra 30 secondi con i titoli. Forte crescita dei contratti di lavoro a tempo indeterminato nel primo semestre dell'anno, la notizia dai dati INPS che registrano 250.000 in più rispetto al 2014, una crescita del 36%, ovviamente molto soddisfatto Renzi, che dice la riforma del mercato del lavoro funziona, l'Italia riparte con buona pace di chi si augurava il contrario. Sui migranti è di nuovo polemica forte, il segretario generale della Conferenza Episcopale Galantino attacca quelli che definisce piazzisti di quattro soldi, che dicono cose insulse per raccattare qualche voto. A stretto giro arriva la replica del leader leghista Salvini, chi difende questa invasione clandestina o non ci capisce o ci guadagna. E resta altissima la tensione nel PD sul tema del Senato elettivo, su cui spinge la minoranza interna. Il vicepresidente del partito Ricci avverte non fare le riforme vuol dire far terminare la legislatura. Brunetta annuncia che sul DDL Boschi potrebbero arrivare i voti di Forza Italia se ci fosse il premio alla coalizione e proprio il Senato elettivo.
Al Tribunale del Mare di Amburgo, battaglia legale tra Italia ed India sul destino dei due marò. L'Italia, l'India, dimostra di disprezzare il giusto processo, ritenendo i nostri fucilieri già colpevoli, afferma l'ambasciatore Francesco Azzarello nell'aula del Tribunale. Il governo indiano respinge le richieste urgenti dell'Italia di liberare i marò e dice: Girone Adeli vive bene, è offensivo definirlo ostaggio. Giornata di attentati e di morte in Turchia, 4 poliziotti sono stati uccisi da una bomba nel sud-est del paese, in una zona dove sono frequenti gli attacchi dei ribelli curdi. Poi nel resto del paese altre 5 vittime in una giornata che è stata violentissima ad Istanbul, con spari contro il consolato degli Stati Uniti e una bomba contro un commissariato di polizia. Buonasera, arrivano dunque forti segnali di ripresa nel mondo del lavoro, dati diffusi dall'INPS che parlano appunto di una crescita per quello che riguarda i contratti a tempo indeterminato. Un'ottima notizia per il Presidente del Consiglio Renzi, ma ci sono anche voci critiche. Sentiamo. Il primo semestre dell'anno in corso può far sperare sulla ripresa del mercato del lavoro in Italia. Secondo i dati diffusi dall'Osservatorio sul precariato dell'INPS, da gennaio i contratti di assunzione stabili nel settore privato sono aumentati del 36%. 3 contratti su 10 si sono trasformati da precari a fissi, invariati invece quelli a termine. Più lavoro al nord, in Friuli e Trentino, ma anche nelle Marche e in Umbria, fanalino di coda sempre il sud. Per lo più si tratta di contratti a tempo pieno, in aumento anche i posti meglio retribuiti. La differenza tra i nuovi contratti e quelli cessati, sempre nei primi 6 mesi dell'anno, è stata circa il doppio di quella del 2014, quasi 300.000 posti in più, che divisi per 6 mesi fa poco più di 40.000 nuove assunzioni. Da gennaio scorso, ricordiamo, sono attive le agevolazioni fiscali per le imprese che assumono a tempo indeterminato e da marzo è in vigore la riforma del lavoro nota come Jobs Act. Il premier Renzi non ha dubbi. Come avevamo promesso, il Jobs Act non aumenta i precari, ma le stabilizzazioni, ha commentato sui social, tutto il resto è noia. Commenti positivi arrivano dal Partito Democratico. Mentre Calderoli e le opposizioni contano il numero degli emendamenti, noi contiamo quanti contratti di lavoro stabili ci sono in più, ha sottolineato il responsabile economico del PD, Taddei. Parla di incontrovertibili segni di ripresa il capogruppo al Senato Zanda. Plaude anche Maurizio Sacconi, nuovo centrodestra. Il presidente della Commissione Lavoro del Senato sottolinea però come sia necessario puntare anche su produttività delle imprese, ripresa dei consumi e degli investimenti. Certo, la ripresa non può che ripartire dall'occupazione. Più lavoro, più consumi, più domanda per le imprese e così si innesca il circolo virtuoso di nuove assunzioni, o almeno dovrebbe. Sui numeri è prudente la UIL. Il sindacato richiama l'attenzione sul calo dell'occupazione rilevato dall'Istat negli ultimi 2 mesi. Per Guglielmo Loi la fiammata di incentivi per le assunzioni fatta nei mesi scorsi potrebbe affievolirsi nei prossimi. Dopo Papa Francesco, ricorderete, venerdì scorso definì esattamente i respingimenti un atto di guerra, quindi con una scelta di stile, di toni molto forti, che viene seguita da Monsignor Galantino, segretario generale dei Vescovi Italiani. Cosa ha detto Galantino? È intervenuto naturalmente parlando di accoglienza rispetto ai migranti, di chi arriva in Italia, e però poi se n'è uscito, verrebbe da dire, con una frase particolarmente dura. Ha detto: chi cerca consenso attaccando i migranti deve essere considerato un piazzista da 4 soldi. A questa frase ha risposto il segretario della Lega Salvini, che ha detto: Galantino o non capisce oppure, e qui l'insinuazione pesantissima, ci guadagna. La Chiesa bacchetta ancora la politica sui migranti, piazzisti da 4 soldi che pur di prendere voti, di raccattare voti, dicono cose straordinariamente insulse. E questa la bocciatura durissima che arriva oggi dal segretario generale della CEI, Nunzio Galantino. Non cita espressamente Grillo e Salvini, ma è a loro che si rivolge, tirando in ballo i politici che in questi giorni hanno affermato la necessità di più efficaci restrizioni all'ingresso in Italia di nuovi immigrati e profughi, creando confusione tra le situazioni reali e quelle percepite.
È la seconda volta in pochi giorni che dalla Chiesa arrivano segnali d'allarme sulla situazione dei migranti. Venerdì era stato Papa Francesco ad equiparare i respingimenti dei profughi ad un atto di guerra. Ma gli appelli di Oltretevere restano inascoltati. Salvini non arretra. Aveva già risposto al Papa e oggi fa il bis con il segretario dei Vescovi con parole durissime. Chi difende questa invasione clandestina che sta rovinando l'Italia o non capisce o ci guadagna. Non si tratta di essere cattolici o no, si tratta di buon senso. Sono felice del sostegno che arriva a me e alla Lega da tante donne e uomini di chiesa, senza le fette di salame sugli occhi e le tasche piene. Il tema dell'immigrazione, del resto, fa parte del DNA della Lega, una fiche che ha regalato consensi elettorali al partito, un terreno sul quale negli ultimi giorni è partito l'assalto dei 5 Stelle che hanno rilanciato dal blog di Grillo la necessità di misure più severe sui respingimenti. Non a caso Salvini oggi accusa Grillo di copiare le sue idee, ma il suo elettorato, tagliacorto e leader leghista, non la pensa come lui. Al coro anti-immigrati si aggiunge oggi Forza Italia con una proposta provocazione. Per evitare che i bagnanti vengano disturbati, sarebbe utile istituire sulle spiagge veri e propri checkpoint contro i venditori ambulanti, posti di controllo fissi per verificare permessi di soggiorno e licenze. Altri gomboni e barconi sono in viaggio, avvistati stasera in mare verso la Sicilia. Centinaia sono a bordo, centinaia sono arrivati questa mattina in Sicilia a Pozzallo e appunto poi c'è il problema dell'accoglienza, migranti che alcuni rimarranno nella regione in Sicilia, altri verranno distribuiti in Italia. Dopo una breve tregua durata solo qualche ora, il ritmo delle partenze dalla costa libica è ripreso oggi a un ritmo che mette a dura prova il sistema dei soccorsi. 1552 le persone salvate nelle ultime ore in 7 diverse operazioni coordinate dalla Guardia Costiera. Forse il timore per un imminente cambiamento delle condizioni meteo ha accelerato le partenze da località come Zuara, uno dei passaggi obbligati per i profughi. La dinamica è sempre la stessa, i gruppi affrontano il mare e poi chiedono soccorso. Oggi erano divisi in 5 gommoni e 4 barconi. Questa è la posizione di una delle navi soccorso, la Fiorillo, in questo momento in navigazione verso la Sicilia con 345 migranti a bordo. Questa mattina a Pozzallo ne erano arrivati 453. Tra loro 13 minorenni, 4 donne gravide, un caso sospetto di malaria, 2 donne disidratate. In 100 rimarranno a Pozzallo, gli altri verranno distribuiti in altri centri di accoglienza, in Sicilia o nel nord Italia. E questo il fronte di cui parla il commissario europeo per l'immigrazione Avramopoulos, che in un tweet annuncia non senza entusiasmo che la Commissione è al fianco degli Stati membri che si trovano in prima linea nella battaglia delle migrazioni e che sono in arrivo 558 milioni per l'Italia e 474 per la sua Grecia. Si tratta di un pacchetto di aiuti da 2,4 miliardi di euro, spiega a Bruxelles la portavoce della Commissione, Natasha Bertone, in 23 diversi progetti per asilo, immigrazione e gestione dei confini. È una prima risposta dell'Europa, spesso invocata in questi mesi di arrivi biblici, ma ancora non pervenuta in luoghi come questo, l'isola greca di Kos, dove i migranti arrivano così, con gommoni che approdano direttamente in spiaggia, senza scafisti, senza soccorritori e senza nemmeno alcun aiuto a terra. Si mettono in fila centinaia, tenuti d'occhio da poliziotti sempre più nervosi, in attesa di veder registrato il loro arrivo in Europa e lasciarsi alle spalle, come questi profughi siriani, la tragedia della guerra che ha devastato il loro paese e le loro case. Sembra davvero tramontata la possibilità di un compromesso, una mediazione interna al PD sulla riforma del Senato, si discute sulla elettività, la minoranza vuole che ci sia appunto la possibilità di eleggere i nuovi senatori, poi con competenze appunto che saranno ridimensionate, ma questa che dicevamo era una possibilità nelle ultime ore sembra tramontata e addirittura si rischia, questa la sfida che è stata lanciata, se non passa la riforma a settembre, al voto a settembre, andiamo ad elezioni. Nessuna tregua estiva, il Senato del futuro continua a far litigare il PD e non solo. Sullo sfondo c'è una partita forse ancora più importante, la sopravvivenza del governo. Quello che da giorni gira per i corridoi dei palazzi oggi diventa esplicito.
con il sigillo del vicepresidente del PD Matteo Ricci, che dice senza mezze misure. Lo sanno tutti, non mandare avanti le riforme costituzionali significa mettere termine a questa legislatura. L'ultimatum insomma è dichiarato, i destinatari sono i 28, forse 30 senatori Democrat pronti a sfidare Renzi in nome del Senato elettivo, non previsto dal DDL Boschi. Uno di loro, Vannino Chiti, non si piega. In politica il confronto vero e serio è quello in cui si dicono le posizioni con chiarezza, spiega. I governi con la presenza del PD mi premono e molto, la Costituzione mi preme di più. Gli imbrogli tipo Senato semielettivo lasciamoli stare. Il collega della minoranza, Federico Fornaro, si rivolge a Renzi. Non ascolti i cattivi consiglieri e apra al Senato elettivo. Ne uscirebbe vincitore insieme al PD, così come avvenne con l'elezione a Presidente della Repubblica di Sergio Mattarella. In quello che Daniela Santanchè chiama il congresso permanente del PD ci sono anche i mediatori, come il Ministro dell'Agricoltura, Maurizio Martina, e il Presidente della Commissione Lavoro, Cesare Damiano. Ma il loro sforzo è ancora vano. Se nel partito non si superano le asprezze, il governo trova poche prospettive in un dialogo con Forza Italia, visto che il capogruppo a Montecitorio, Renato Brunetta, parla di accordo possibile, ponendo queste condizioni: Senato elettivo e marcia indietro sull'Italicum, con il ritorno al premio per la coalizione. Insomma, una sorta di resa incondizionata del governo Renzi. Brunetta, il berlusconiano più ostile a Renzi, poi chiarisce: non si ritornerà al metodo Nazareno. Di sicuro la guerra sulle riforme colpisce i dipendenti del Senato, che per lunedì 24 agosto dovranno impaginare i 513.450 emendamenti sul DDL Boschi, presentati in gran parte dal leghista Calderoli. La stampa sarebbe costata quasi un milione di euro, uno spreco talmente enorme che a Palazzo Madama hanno optato per il formato elettronico. È iniziato al Tribunale Internazionale del Mare ad Amburgo, in Germania, il processo ai due Marò, accusati di aver ucciso due pescatori indiani, processo che dovrà stabilire a chi compete poi il giudizio sui due Marò, ma nonostante questo nella prima udienza di questa mattina non sono mancate anche scambio di accuse molto pesanti tra le parti. L'India è sorpresa degli argomenti dell'Italia, che ha descritto i suoi due fucilieri di marina come vittime, mentre le vere vittime sono due pescatori indiani, uccisi in acque di competenza indiana e a bordo di un'imbarcazione indiana. Con queste parole, l'agente del governo di Delhi, signora Nehru Chada, apre la seconda parte dell'udienza di oggi, la prima al Tribunale Internazionale del Diritto del Mare di Amburgo, sul caso di Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, ribadendo il no alla loro liberazione chiesta dall'Italia e rivendicando a sua volta la giurisdizione sul caso. La frustrazione, lo stress e il deterioramento delle condizioni mediche delle persone direttamente e indirettamente coinvolte minacciano un grave danno ai diritti dell'Italia. Per questo bisogna risolvere la situazione con urgenza, la replica dell'ambasciatore italiano all'AIA, Francesco Azzarello, che precisa: i due Marò non sono stati ancora tecnicamente incriminati di alcun reato dalla giustizia indiana, ma l'India dimostra di disprezzare il giusto processo, considerandoli già colpevoli, con un atteggiamento che esemplifica al meglio l'impasse attuale. Dopo l'insuccesso della diplomazia, è scontro diretto tra Roma e Nuova Delhi sul caso, portato per la prima volta in un'aula di giustizia internazionale, dei fucilieri di marina accusati di aver ucciso il 15 febbraio 2012 due pescatori indiani scambiati per pirati. Per Azzarello, la giurisdizione sulla vicenda spetta all'Italia. Girone deve rientrare a casa al più presto. Al momento è ostaggio dell'India, dice l'ambasciatore, e Latorre deve rimanere sotto stretto controllo medico per riprendersi completamente dall'ictus che lo ha colpito a Delhi. Descrivere il sergente Girone come un ostaggio è inappropriato e offensivo. A entrambi i Marò è stato consentito di tornare due volte in Italia, la replica del governo indiano, che cita anche gli alberghi di lusso dove i due avrebbero soggiornato. Domani i consulenti dei due esecutivi riprenderanno a duellare. Ad esporre le richieste conclusive del governo italiano sarà Sir Daniel Bethlehem, capo del team legale internazionale, già direttore del servizio affari giuridici del Ministero degli Esteri britannico. Le decisioni del Tribunale Internazionale del Diritto del Mare, vincolanti per India e Italia che ne fanno parte e non appellabili, sono attese non prima di lunedì 24 agosto. Per allora si dovrebbe sapere se ha la giurisdizione sul caso, se le richieste italiane sono ammissibili, se esistono motivi di urgenza o il rischio di danno grave e irreparabile, tali da dover decidere sulle misure cautelari prima che venga costituito il tribunale arbitrale all'AIA. Una polemica è scoppiata sugli stipendi d'oro all'interno del sindacato della CISL. Un dirigente ha diffuso
alcune cifre esatte di suoi colleghi che sono notevoli. Non è la prima volta che gli stipendi dei sindacalisti finiscono nel mirino. Noi abbiamo chiesto conto sulla trasparenza e se veramente queste cifre sono vere al segretario della CISL Furlan. Era il 2007 quando l'Espresso uscì con questa copertina, l'altra casta, quella dei sindacati. Dopo il caso dell'ex segretario generale della CISL, Raffaele Bonanni, che si alzò lo stipendio a 366.000 euro lordi quando era sul punto di andare in pensione, la CISL torna nella bufera. E scoppia il caso dei compensi da 300.000 euro annui di alcuni dirigenti del sindacato di ispirazione cattolica. La denuncia, peraltro, arriva da un dirigente CISL, ora nel mirino degli organi disciplinari interni, Fausto Scandola, e c'è chi giura che altro non sia che la coda velenosa di dissidi interni mai sopiti. Fatto sta che quella mail, quei compensi stellari dei dirigenti CISL, ha cominciato a circolare sollecitando dubbi e domande. Ad esempio, Antonino Sorgi, presidente nazionale dell'INAS CISL, nel 2014 ha incassato 256.000 euro lordi, sommando compensi INAS e pensione. E poi ancora Valeriano Canepari con 289.000 euro, Ermenegildo Bonfanti 225.000, tutti lordi annui. Il segretario generale della CISL, Anna Maria Furlan, assicura che da quando c'è lei a capo del sindacato di Via Po non è più possibile accumulare incarichi. C'è un nuovo regolamento e presto sarà possibile verificare in rete gli stipendi dei dirigenti. Antonino Sorgi da mesi non percepisce più questo stipendio. Guardi, c'è una cosa che mi amareggia moltissimo di tutta questa vicenda, è l'immagine che si dà. Si sono presi due o tre casi, peraltro stranamente qualcuno si è accorto oggi di questi casi e se ne è fatto un discorso come se fosse generalizzato. Non è così. L'aver fatto regole chiare, immediate e soprattutto obbligatorie ci scansa da ogni pericolo che anche casi singoli, pochissimi, per cui basta e avanza metà delle dita di una mano, non si ripeteranno mai più. Non sarebbe morto per asfissia, ma per una forte compressione all'altezza del torace. Sono questi gli elementi emersi dall'autopsia eseguita su Andrea Soldi, il 45enne morto al pronto soccorso in seguito ad un trattamento sanitario obbligatorio ordinato dallo psichiatra che lo aveva in cura e appunto poi nel tentativo di immobilizzarlo chi è intervenuto. Le persone che sono intervenute avrebbero in qualche modo provocato il decesso. Non ci sono segni evidenti di strangolamento sul corpo di Andrea Soldi, ma di violenza sì. Tracce di una forte pressione sul petto che arrivano fino al collo. Sono le prime risposte dell'autopsia eseguita oggi sul corpo dell'uomo morto mercoledì scorso dopo il trasporto in ospedale per un trattamento sanitario obbligatorio a Torino. Sotto indagine per omicidio colposo ci sono i tre agenti della municipale e lo psichiatra che hanno effettuato il TSO, non il primo per l'uomo 45enne che soffriva di schizofrenia. C'è sicuramente un nesso di causa tra la manovra di contenimento e le difficoltà respiratorie sopraggiunte ad Andrea, ha detto oggi il legale della famiglia e cugino della vittima, Giovanni Maria Soldi, che si chiede anche perché un paziente in così gravi difficoltà respiratorie non sia stato trattato subito con interventi di pronto soccorso. Per stabilire la verità saranno fondamentali anche i prossimi esami tossicologici per valutare se la presenza di altre sostanze farmacologiche possono aver avuto qualche effetto durante il trattamento sanitario obbligatorio e il trasporto in ospedale. Chi era presente quel giorno nella piazza dove Soldi passava le sue giornate seduto sulla stessa panchina ha raccontato che l'immobilizzazione sarebbe avvenuta in maniera poco ortodossa con i tre agenti della municipale adesso sospesi in via cautelativa da incarichi operativi che avrebbero preso Soldi, un omone, 120 kg, con violenza per il collo, poi ammanettato e caricato a faccia in giù sulla lettiga dell'ambulanza. Qualcuno ha detto di averlo visto in evidente stato di soffocamento, qualcun altro ha scattato delle fotografie, adesso al vaglio degli inquirenti. Testimonianze che la procura definisce concordi, convergenti e di per sé importanti. Per il momento sospendiamo ogni giudizio e ipotesi fino a quando saranno depositate le relazioni da parte dei periti, ha detto oggi il legale del medico psichiatra indagato.
E la procura di Lecce indaga sul decesso di Lorenzo Toma, il ragazzo morto in discoteca a 19 anni, si cerca una bottiglia da cui avrebbe bevuto poco prima del malore, sono stati ascoltati i suoi amici che erano con lui in discoteca e ci sarebbe un video che potrebbe dare qualche altro dettaglio. Notizia di adesso, tra l'altro, arriva la disposizione del ministro Alfano che con una circolare dice a prefetti e al controllo sul territorio di rafforzare la vigilanza sui locali, intorno ai locali. Gli investigatori stanno controllando tutti i video girati con i cellulari anche dagli amici di Lorenzo Toma. Il 18enne morto due notti fa nella discoteca Guendalina di Santa Cesarea Terme, nel Salento. Perché proprio dai racconti di chi gli stava accanto è emerso che qualcosa di strano è accaduto. Lorenzo stava ballando, hanno detto i suoi amici, poi un ragazzo si è avvicinato, gli ha offerto una bottiglia. Lui ha bevuto qualche sorso e pochi minuti dopo si è sentito male. Il pubblico ministero di Lecce, titolare dell'indagine, ha aperto un fascicolo per morte come conseguenza di altro reato. E così ora si cerca chi può avergli passato quella bottiglia e cosa ci fosse dentro. Fondamentali saranno i risultati dell'autopsia sul corpo del giovane. Sono stati disposti anche esami tossicologici. Così come si continuano ad ascoltare molti testimoni, anche i titolari del locale. Non si può in ogni caso escludere che Lorenzo sia morto per cause naturali. Proprio prima di entrare nel locale il ragazzo e i suoi amici erano stati controllati dalle forze dell'ordine, anche la loro auto, puliti, nessuna droga. In attesa dei risultati autoptici oggi il prefetto ha deciso che il locale non sarà chiuso. Sono stati però disposti maggiori controlli in tutte le discoteche della zona che dovranno anche dotarsi di telecamere interne per garantire maggiore sicurezza. Così come è stato deciso di inviare circa 150 uomini delle forze dell'ordine per evitare lo spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri stanno anche verificando che non ci siano stati ritardi nei soccorsi di Lorenzo Toma. Sono state due le ambulanze arrivate sul posto. In base a quanto riferito dall'azienda sanitaria locale, la prima è arrivata al Guendalina 17 minuti dopo la chiamata, la seconda dopo 40 minuti. Quattro volte Lorenzo è stato sottoposto alla defibrillazione, più volte hanno tentato di rianimarlo, tutto inutile. Resta il suo sorriso, il giorno degli esami orali della maturità. Tra qualche giorno doveva partire per la Spagna con il padre, poi a settembre Milano, l'università, la sua nuova vita. Se non sai educare, non procreare, aveva scritto ieri il sindaco di Gallipoli, oggi si è dimesso. Dimissioni in realtà già annunciate per la crisi politica della sua giunta e forse diventate ora davvero improrogabili. In Turchia c'è stata una vera e propria reazione militare degli autonomisti curdi dopo la stretta decisa da parte del governo nei loro confronti. Attacchi ci sono verificati nel sud-est del paese, ma anche ad Istanbul con morti e feriti. Sono le 6:30 del mattino quando due donne si avvicinano al retro del consolato americano ad Istanbul e cominciano a sparare. Immediata la risposta della polizia, scena che un passante riesce a riprendere col telefonino. Una di loro si nascondeva dietro questa colonna, dice questo testimone oculare. Quando è arrivata la polizia è cominciata la sparatoria. La donna però non sembrava addestrata, le è caduto il cinturone con le munizioni e allora ha cominciato a lanciare pietre. Nella sparatoria una delle due assalitrici è stata uccisa, mentre la compagna, che risponde al nome di Atis Hazik, ferita, è stata arrestata. L'attacco è stato rivendicato da un gruppo marxista-leninista, il partito Fronte di Liberazione del Popolo Rivoluzionario, che ha definito gli Stati Uniti nemici del popolo in Medio Oriente e nel mondo. Il gruppo due anni fa aveva portato a termine un analogo attacco suicida all'ambasciata americana di Ankara. La sparatoria all'alba ha di fatto concluso una drammatica nottata di Istanbul, durante la quale un'autobomba ha distrutto una stazione di polizia di tre piani nel quartiere asiatico di Sultan Beyli, ferendo tre poliziotti e sette civili. Quando il fumo delle macerie si è diradato, ufficiali di polizia si sono avvicinati per ispezionare la scena ed ecco che sono stati bersaglio di raffiche di mitragliatore. Un poliziotto e due assalitori sono morti. In assenza di una rivendicazione, il governo ha indicato come responsabili i curdi del PKK,
che secondo fonti di stampa sarebbero responsabili anche di due altri episodi di sangue. Nella provincia sudorientale di Sirnak oggi quattro poliziotti sono morti quando il blindato dove viaggiavano è saltato su di una mina, mentre un soldato a bordo di un elicottero è stato raggiunto da colpi di fucile ed è morto. Nelle ultime due settimane sono ormai 20 caduti tra le fila di polizia ed esercito per mano di terroristi curdi. Questo dipende dal fatto che di recente Ankara ha iniziato a bombardare dall'aria postazioni dello Stato Islamico in Siria. Ma è proprio durante questa operazione che i cacciaturchi, secondo fonti di stampa e di intelligence, ne approfitterebbero per colpire le milizie curde a loro volta impegnate a combattere l'ISIS. Sono tanti gli ospiti questa sera di Tommaso Labate e David Parenzo in onda. Allora sono Sergio Rizzo, Giovanna Ventura, Antonio Di Pietro, Michele Emiliano e Fausto Scandola. Noi adesso facciamo una breve pausa, ci rivediamo per eventuali aggiornamenti tra poco. Di nuovo in studio, il tempo solo per augurarvi una buona serata, un buon proseguimento con i programmi della 7.